E voliamo sul crossodromo Città di Acerra, siamo alle porte di Napoli, qui è andata in scena per la quinta volta il trofeo Motocross Motul voluto dal team Fashion Bike guidato da Tony Cerbone. Andiamo a vedere anche i ragazzi della Minicross 65, giovanissimi talenti, sono in 14 presenti qui ad Acerra, all shot subito. In questa gara 2, in realtà anche la gara 1 si è svolta il sabato, nel numero 72 Andrea De Luca, uno dei tanti ragazzi del team Fashion Bike, guidati da Tony Cerbone, che l'abbiamo ricordato nella clip della 85, quest'anno nostro malgrado ha dovuto prendere in mano le redini del progetto di scuola di Ivan Di Bello, il nostro caro grande amico Ivan Di Bello, che purtroppo ci ha lasciato all'inizio di questo 2018, lasciando un vuoto incolmabile soprattutto tra i ragazzi che lo seguivano e nonché tra le famiglie, che però vedono comunque il seguito in questa stagione 2018 grazie all'impegno di Tony Cerbone, che ha sposato la causa di Ivan, del resto l'ha sempre fatto, e guidando questi giovanissimi ragazzini nel loro percorso agonistico nel motocross. Cadetti e debuttanti sono i presenti in pista. Abbiamo visto lo shot di Andrea De Luca, che si è portato al comando di questa gara, seguito dal numero 221 Alessandro Raulo Rapuano, altro ragazzo di talento che sta venendo su molto bene. Complimenti a Rapuano, cresciuto molto da inizio anno ad oggi. Ma voglio ricordare un po' tutti questi ragazzi, che tutti meritano di essere citati. Abbiamo anche Alessandro Di Pietro in pista, con Lorenzo Di Pucchio, Antonio Pappadia, Carmine Barra, Fabio Angelucci a concludere la categoria cadetti, mentre tra i debuttanti avremo per questa quinta edizione del trofeo Motul la vittoria di Andrea Antonelli, seguito da Alessandro Klazer, Lorenzo Cappello, Francesco Papacci, Michele Esposito e Francesco Trotta, questi ultimi due ragazzini che sono veramente alle prime armi con il motocross, sempre scuola Tony Cerbone, che accompagna questi ragazzi settimanalmente attraverso gli allenamenti per disputare la loro attività agonistica nel migliore dei modi. E questi erano i ragazzi della Mini 65 divisi in cadetti e debuttati, presenti oggi in questi due giorni del trofeo Motul Motocross qui ad Acerra. Complimenti a tutti loro, ma soprattutto alle famiglie che con gran sforzo sicuramente hanno deciso di intraprendere questa stupenda disciplina del motocross, sicuramente grazie, attraverso anche tanti sacrifici che si fanno per cercare di dare un percorso agonistico ai propri figli.